Come sono contenta, amici, di ripresentarvi, perché è tornato a trovarci un economista con il quale ragioneremo molto dei temi che abbiamo in parte discusso, di cui abbiamo in parte discusso nella fase precedente della trasmissione. È il professor Fabio Fortuna, che vedo splendidamente collegato via Skype. Buongiorno. Buongiorno Simona, eccoci qui. Professore, intanto grazie per essere tornato da noi ad Aria Pulita e per commentare insieme un po' l'andamento della situazione economica, perché questi nuovi inquietanti contagi, queste variazioni che arrivano, che continuano ad arrivare il Super Green Pass ci mettono in una situazione di pericolo rispetto alle previsioni, ricordate anche l'altro giorno dal ministro Franco, circa un PIL oltre il 6%. In più, argomento molto importante è quello della spesa inflazionistica che continua a salire. Non è che questi due elementi rischiano di farci tornare ancora indietro sulle previsioni, professore? Certamente non ci aspettavamo una recrudescenza della pandemia così forte. Purtroppo questo è un dato di fatto con cui dobbiamo combattere. Noi Italia, anche in questa cosa, stranamente, perché ci stiamo distinguendo dal resto d'Europa, nel senso che eravamo in fondo a tutte le classifiche macroeconomiche a livello europeo, invece in molti casi da alcuni mesi noi siamo ai primi posti, anche per quanto riguarda la pandemia, al di là delle differenti opinioni e al di là delle polemiche continue a cui assistiamo, beh, noi siamo stati bravi, ce lo possiamo dire, perché comunque abbiamo una situazione pandemica migliore di tanti altri paesi in Europa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il fatto di aver avuto una situazione di questo tipo ha facilitato la ripresa, al di là di ogni più ottimistica previsione. Come lei dice, giustamente, incombono adesso delle preoccupazioni. Una dovuta appunto a questa pandemia che sta crescendo giorno dopo giorno. L'ultimo dato di ieri ci dice che abbiamo 13.700 nuovi contagi circa, un numero di morti considerevole e una percentuale del 2,1%, quindi un ritmo di crescita che purtroppo si sta manifestando. E l'altra è costituita dal rialzo dell'inflazione che da qualche mese caratterizza l'economia globale. È partito questo rialzo dagli Stati Uniti e poi si è diffuso in tutta Europa, e il conseguente rialzo dei prezzi. Questo fa sì che la ripresa economica che noi stiamo vivendo, perché c'è, si affievolirà un po' nel quarto trimestre, però ciò non ci impedirà, a mio giudizio, di chiudere l'anno, il 2021, con una crescita superiore al 6%. Il problema reale qual è? È che gli effetti, i benefici di questi miglioramenti stentano ad essere avvertiti dai cittadini. Certo. E questo è, ecco, però infatti, questo è legato sia a un processo di trasmissione, traslazione che è sempre lento. Cioè non è che se un paese va meglio subito i cittadini ne traggono un beneficio, non c'è un beneficio immediato, ci vuole un po' di tempo. Lei ha ragione, perché è un dato di fatto, ma ci sono dei cittadini, almeno 5,6 milioni di cittadini italiani in povertà assoluta ne sono l'esempio, che non possono neanche pensare di aspettare un mese, perché ogni giorno mettere insieme il pranzo con la cena diventa difficilissimo. Poi ci sono quelle categorie che in qualche modo ce la fanno, ma che sono sempre fortemente in difficoltà, per cui tempo di aspettare non ce l'hanno, perché hanno bisogno di risposte subito. Come fanno a pagare i pensionati che hanno le pensioni basse, gli stipendi che sono bassi, il lavoro che non c'è, le tasse e tutte le cose che stanno aumentando? Bollette di luce, gas, acqua, benzina, generi alimentari. Beh, lei ha ragione, questa è una cosa a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi decenni, non è migliorata nemmeno adesso, perché ci sono appunto più di 5 milioni di persone in povertà che stentano ad avere le condizioni minime di sopravvivenza. Io credo che il governo qualcosa stia facendo, è poco. Si è partiti da quello stanziamento di circa 2 miliardi in legge di bilancio,
per affievolire tutti i disagi che verranno dall'aumento inevitabile delle bollette. Le bollette dovrebbero aumentare quando non sono sterilizzati dagli interventi governativi in questo senso, circa del 30% e del 15% per energia elettrica e gas. Per le fasce che hanno maggior bisogno, questo dovrebbe essere neutralizzato, dovrebbe essere sul condizionale, perché dobbiamo vedere poi da gennaio effettivamente cosa succederà. Per tutto il resto il carrello della spesa comincia a costare di più, perché il rialzo dei prezzi ovviamente si è generato innanzitutto sulle fonti energetiche, ma poi inevitabilmente sta riguardando un po' tutti i beni e servizi. E alla sua domanda io non ho una risposta vincente. Il governo sta facendo qualcosa, che è sempre poco, ovviamente. Si è mosso, si sta muovendo anche sotto il profilo fiscale, non so se già avete commentato. Ma infatti volevo, guardi, lei mi ha, vede che sa già il terreno dove volevo portarla, quindi era già avanti, come al solito il professore vede oltre. Durante la trasmissione, nella fase precedente, con gli onorevoli che, partiti ovviamente diversi, che si occupano proprio di finanze alla Camera dei Deputati, si è parlato proprio di quella che era la novità di oggi, quindi siamo sulla stretta attualità, cioè ieri la maggioranza dei partiti hanno trovato un accordo su questa riduzione delle tasse. Ma che tipo di accordo? Perché io ad esempio su Sole 24 Ore vedo proprio questo provvedimento di questa IRPEF a 4 aliquote con la tabella dei risparmi per ogni fascia di reddito, ma dove su questo accordo ci sarebbero le perplessità dei sindacati, CGIL e il no di Confindustria, professore? Allora, questo va inserito in un progetto più ampio di riforma fiscale che è impossibile realizzare in un arco di tempo molto limitato. Sono decenni che si parla di riforma fiscale, sono decenni che si parla di riforma e di rimodulazione delle aliquote IRPEF. Beh, riscontriamo che un primo flebile tentativo si sta facendo, perché intanto si sono portate da 5 a 4 le aliquote dell'IRPEF, con un processo di redistribuzione che dovrebbe portare, lei ha visto le tabelle sul Sole 24 Ore, ad un beneficio generalizzato, che però ovviamente riguarda in primo luogo il cosiddetto ceto medio, cioè quello che ha redditi compresi tra 28.000 e 55.000 euro. Quindi si è cercato di fare qualcosa, però i mezzi a disposizione, 8 miliardi che poi adesso sono stati distribuiti, 7 miliardi per la riduzione dell'IRPEF e 1 miliardo e 3, quindi bisognerà trovare altri 300 milioni per quanto riguarda il taglio dell'IRAP, non sono sufficienti, è un primo tentativo di miglioramento della situazione. Però, come diceva lei giustamente, non c'è da parte dei sindacati un consenso, perché non sono stati interpellati, dicono. E Confindustria lamenta il fatto che ci sia stata un'attenzione notevole nei confronti dei lavoratori e invece poca per le imprese. A questo proposito vorrei dire una cosa, che è questa. L'IRPEF riguarda le persone fisiche, riguarda i lavoratori, innanzitutto i lavoratori e i pensionati, e quindi trovo giusto che anche in riferimento all'articolo 53 della Costituzione sia ridotta, come troverei giusto che fosse aumentato in modo notevole il contrasto all'evasione fiscale. Si fa qualcosa, si è migliorato, ma bisogna combatterla in modo molto più decisivo. Sul lato delle imprese un po' di aiuti lo Stato li ha forniti e potrà, soprattutto attraverso le risorse europee, abbiamo visto ieri la presentazione del piano strategico di Cassa Depositi e Prestiti per investimenti pari a 42 miliardi, ci sarà modo di aiutare in modo decisivo le imprese. Questo forse è il momento in cui era più giusto concentrarsi su lavoratori e pensionati, perché sono le fasce che hanno maggior bisogno. Non che le imprese non lo abbiano, è vero che se le imprese non vanno avanti bene creano valore, ricchezza e occupazione. Professore, ma le sue parole sono musica per le orecchie della maggior parte dei nostri cittadini che ci scrive ogni giorno e che ci elenca le problematiche che lei ha sottolineato in chiave economica. E sentire un economista che ne riconosce la difficoltà, a me sinceramente fa davvero un grandissimo
un grandissimo piacere. Mi mancano 2 minuti, professore, alla fine della trasmissione. C'è una direttiva europea che va nella direzione proprio del salario minimo garantito, di cui in Italia se ne parla da tantissimo tempo. Cadde l'allora governo Movimento 5 Stelle Lega proprio nel momento in cui si stava dibattendo proprio questa tematica, che adesso insomma ritorna un po' in auge nei ragionamenti per la difficoltà del momento e perché davvero questi salari sono molto molto bassi. E soprattutto anche Prego, professore. Anche qui le fornisco una risposta che unisce gli studi che ho sempre fatto, quindi i concetti, le cose che ho sempre studiato, le norme, le regole che servono poi a stabilire alcune cose ai bisogni dei cittadini. E quindi indubbiamente... Pronto? Sì, sì, la sentiamo, professore. Noi la sentiamo. Non vi sento più. Noi la sentiamo benissimo. Dove mi è finito il professore? Nel momento più clou. Professore, noi ci siamo. Vediamo se riusciamo al volissimo a... Mi sentite? Sì, benissimo. Allora c'è stato qualche problema. Professore, allora, le chiedo solo, purtroppo siamo sui titoli. Ecco, adesso la risento. Oh, la risento. Vede allora, la magia di questi bellissimi collegamenti tecnologici. Vabbè, è la però è andato tutto benissimo, professore, fino adesso. Siamo sui titoli di coda, le lascio le conclusioni rapidissime. Ecco, stavamo parlando del discorso del salario minimo. Ecco, il salario minimo è molto delicato. Il mio pensiero è che forse dovremmo crearlo, in modo da garantire le fasce che hanno maggior bisogno di tutela. Vabbè, professore, noi ci salutiamo, ma sono certa che da casa lei ha un'ovazione dopo questo intervento televisivo. Ciao. Ci vediamo, spero prestissimo, la ringrazio per il suo contributo. Fate una buonissima mattinata e a dopo.